Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. È arrivata questa grande scatola in legno. Ora voglio aprirla davanti a voi. Guardiamo di cosa si tratta. Voi già avrete visto ovviamente il titolo, avrete visto l'immagine copertina, quindi sapete di cosa si tratta, ma apriamolo come se fosse una sorpresa. Quindi utilizzo cacciavite e pinza. Ovviamente questo legno si recupera. E allora, vediamo cosa troviamo al suo interno. Ovviamente tanto materiale di imballaggio. E allora, sulla scatola innanzitutto già troviamo il nome del prodotto, quindi FLTTRS30, quindi 30 watt. Ok, tutto imballato benissimo, avvolto con del cellophane. Anche sulla parte bassa abbiamo del polistirolo. Adesso rimuoviamo il tutto dalla sua confezione e riponiamolo qua sul bancone. Anche se in realtà sono indeciso se metterlo da questa parte o dal lato opposto. Comunque, momentaneamente lo posizioneremo qua, quindi facciamo spazio e togliamo questo incisore laser da 30 watt a fibra dalla scatola. Hai voglia di tirare? Era tutto fissato per bene. E allora ragazzi, quindi incisore laser già sul piano di lavoro, non so ancora se metterlo da questa parte oppure dall'altra parte, comunque sia, un incisore laser Watson, come vedete dalla scritta grande qua dell'azienda Wirmer, è un incisore, un marcatore laser a fibra da 30 watt con un emettitore Raikus, quindi già un buon emettitore. E la potenza è già elevata, 30 watt, anche se non è il massimo, mi permetterà di ottenere delle incisioni sul metallo e non solo di altissima definizione. Questo è il controller che poi appunto comanda tutto l'incisore e ha diverse connessioni, diversi collegamenti che andranno collegati a tutto quello che abbiamo trovato. Quindi cambiamo inquadratura e vi faccio vedere l'incisore da vicino, ma prima voglio farvi vedere anche che ovviamente viene dato in dotazione anche un manuale di istruzioni con tutte le varie specifiche tecniche, tutti i collegamenti che bisogna fare, tutte le varie caratteristiche, insomma, quello che serve per poterlo avviare, eccetera. Quindi adesso seguiamo le istruzioni e colleghiamolo. Presa asciugo è un connettore a 3 pin che va collegato qua nella parte bassa. Provvisoriamente lo sto posizionando qua, poi ovviamente devo creare un ripiano perché questo qua andrà messo più in giù, non deve stare qua sul piano di lavoro. Questo invece è il comando a pedale, c'è anche il connettore per il rotary che io momentaneamente non ho, ma andrà collegato in questa porta, sempre con un connettore a 3 pin. Invece per quanto riguarda il pedale, ha un connettore a 2 pin. Anche in questo caso, come sempre, c'è la guida, quindi non si può sbagliare. Troviamo pure un cavo USB per connetterlo al computer e questo incisore si può utilizzare sia con il suo software, che è molto più completo rispetto alla X-Barn, ma volendo si può utilizzare anche con la X-Barn. E mi sa che io farò la prova con entrambi, quindi nei video successivi vedremo diversi video, diverse realizzazioni utilizzando sia uno che l'altro. Quindi giriamo il nostro piccolo controller e vi faccio vedere anche la parte frontale. Allora abbiamo anche una chiave, ovviamente per evitare che qualcuno non autorizzato possa mettere le mani sull'incisore, quindi on e off, e i vari tastini per poterlo accendere e attivare anche l'emettitore. Quindi colleghiamo l'alimentazione elettrica. È la prima volta che lo accendo, quindi sono curioso almeno quanto voi. Allora, corrente collegata, quindi ho inserito la spina. Vi faccio vedere pure l'incisore da vicino perché vi ho fatto vedere solo il controller, ma come vi ho detto è il mio primo incisore laser, quindi ve lo farò conoscere facendo una presentazione e poi vi dirò tutte le varie caratteristiche man mano che lo utilizzo. Allora, questo è l'asse Z, quindi l'asse che ci permette di fare scorrere tutta la testa, il galvanometro, la lente, eccetera, del nostro incisore laser. Quindi qua abbiamo questa rotellina fluidissima che ci permette di sollevarlo e si solleva anche con una buona velocità. Se noi giriamo lentamente riusciamo ad avere un'ottima precisione, però ci permette anche di essere molto rapidi. La base, quindi l'area di incisione è 30x30 cm, abbiamo tutti questi fori che ci permettono poi di fissare questi pezzi e quindi questi faranno da riscontro per poter incidere sempre nello stesso modo, quindi per delle incisioni ripetute. Questa è una penna USB, all'interno abbiamo alcuni file. Queste sono le lenti, una è già montata, ve la faccio vedere subito togliendo il coperchio.
Ovviamente ci sono pure questo set di chiavi a brugola per poter stringere eventualmente, prendersi cura e fare manutenzione dell'incisore. Ma adesso accendiamolo. Premiamo i due tasti. Incisore acceso, si sente la ventola generosa, praticamente le stesse dimensioni di un computer, e anche questa impugnatura sulla parte alta con una molla che lo riporta in posizione. Anche nella parte posteriore, ben fatto, con le sue ventole, tutti i vari connettori, proviamo a fare qualcosa. Start. Ok, e sta incidendo. Manca ancora un dettaglio, voglio incidere il logo Watson Kirmer su questa chiavetta USB. Ok, adesso so che questa è la pendrive di questo incisore laser.
allora ragazzi, quindi spegniamo tutte cose. Come avete visto, questo incisore laser è straordinario perché riesce ad incidere con velocità elevatissime su tutti i metalli e non solo. Nei prossimi video vi farò vedere qualche altra cosa, farò ancora più esperienza. Comunque c'è da studiare, c'è da capirlo bene. Per me è una bella nuova avventura. E questo incisore laser farà parte di tantissimi video, perché a poco voglio fare tanti video molto frequenti in cui vi parlerò dell'evoluzione sia mia che delle capacità di questo incisore. Quindi detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi ricordo di andare a guardare il link che vi lascerò giù del prodotto, andate a dare un'occhiata, perché il prezzo ovviamente di questo incisore varia, perché può essere fornito con diversi tipi di emettitori, può essere fornito con diverse aree di incisione, quindi il prezzo che vi scriverò giù nel primo commento della descrizione ovviamente sarà riferito a questo. Però se voi cercate per il vostro lavoro un incisore laser con caratteristiche differenti, il prezzo sarà sicuramente differente. Quindi mettete mi piace qua giù, cliccate sulla campanella, iscrivetevi e ci vediamo a tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!